Anche una decina di importanti cantine calabresi hanno partecipato a Roma a Beviamoci Sud. L'evento, destinato alla stampa specializzata, enoteche, sommelier, ristoranti, hotel, wine, food blogger e influencer, in questa edizione ha scelto il Grand Hotel Palatino. Ormai Beviamoci Sud è diventato un evento importante, è diventato un punto di riferimento per la viticoltura del centro-sud e il nostro scopo è proprio quello di valorizzare sempre di più proprio il sud e siamo convinti che questo evento può diventare un evento molto importante in questo senso. Oltre i banchi di assaggio, notevole importanza è stata attribuita alle masterclass che hanno avuto l'obiettivo di approfondire sia i vini che i territori, grazie alla conduzione professionale di grandi esperti di vino italiano. Oggi un appassionato di vini non può prescindere dalla scoperta delle produzioni che ciascuna regione del sud è in grado di offrire. La cosa interessante è che ogni regione sta migliorando i propri prodotti qualitativi ad altissimo livello e soprattutto sta scavando nella propria storia ampelografica, riuscendo a proporre dei prodotti innovativi, moderni, ma al tempo stesso legati alla tradizione. I vini del sud si raccontano e si raccontano anche bene in modo innovativo, direi. Tanto meridione, tante novità, e tanto territorio fatto bene, devo dire, e anche una nuova comunicazione del sud, cosa che mancava finora. Riusciamo attraverso un calice, attraverso il vino, a raccontare la Calabria, un angolo tra l'altro di Calabria, la Costa degli Dei. I vini di questo luogo sono veramente interessanti e stanno riscoprendo e attraendo il pubblico, dallo Zibibbo al Maiocco Canino, tutto tra l'altro legato all'antica storia, all'arrivo dei Greci piuttosto che dei Fenici, coinvolge la gente, li avvicina al vino sì, ma anche al territorio. Tante persone che assaggiano i vini si incuriosiscono e decidono poi di venirci a trovare, cosa che sicuramente faranno, e quindi tutto questo arricchisce ancora di più questa esperienza che si sta veramente mostrando interessante.